Salve a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Davide e andiamo a vedere le notizie di oggi e anche alcune di ieri, dato che ieri ho preferito parlare di un argomento un po' più, diciamo, vicino a me in questo periodo, dato che comunque le criptovalute non è che le sto abbandonando, le sto seguendo, come state vedendo, tutti i giorni in maniera abbastanza intensa, però non sto facendo molto trading perché, come state vedendo, il mercato sta crollando momentaneamente proprio per le motivazioni che vi ho parlato, delle quali vi ho parlato l'altro giorno. Allora, partiamo, diciamo, in una maniera logica e quasi anche temporale delle notizie che sono arrivate, anche se diciamo che forse è meglio più logica che temporale. Allora, parliamo di Tommy Lee di Foundstrat che ammette l'errore della sua previsione a rialzista che aveva dato dopo il consensus. Sapete che il consensus è una delle manifestazioni, una delle degli eventi più importanti per quanto riguarda il mondo delle criptovalute e della blockchain. E quest'anno, come ogni anno, si è tenuta dal 14 al 16 maggio a New York. Questo consensus al consensus hanno partecipato circa 8.700 persone, circa il triplo dell'anno scorso. Ma Tommy Lee aveva detto che dopo il consensus ci sarebbe stato un incremento del valore delle criptovalute, ma in realtà abbiamo avuto addirittura un meno 10%, una cosa abbastanza importante, e ha fatto un tweet chiedendo anche scusa ai suoi investitori e ha detto che purtroppo momentaneamente il mercato delle criptovalute soffre di una tripletta, la chiama lui, ossia il supporto delle banche, la trasparenza normativa e gli strumenti istituzionali. Purtroppo sappiamo benissimo che fino a quando non ci sarà un netto, diciamo, regolamentazione per quanto riguarda i grossi investitori, una regolamentazione chiara, pulita, limpida per quanto riguarda i grossi investitori, non avremo mai il loro ingresso ancora una volta, come è successo a dicembre. Tutto ciò che cosa ha portato? Ha portato alla richiesta, quindi a chiedere scusa, comunque si aspetta ancora che alla fine, entro il 2019 la criptovaluta, quindi Bitcoin principalmente, arrivi a 36.000 dollari e comunque che quest'anno chiuda l'anno con i 25.000 dollari, ma tutto ciò è logicamente è basato su, come vi ho sempre detto, delle opinioni. Più che dei fatti, perché loro comunque utilizzano l'analisi tecnica e, come vi ho detto, spesso e volentieri quando la vado a fare anche io, l'analisi tecnica per quanto riguarda il mondo delle criptovalute è abbastanza inutile, proprio perché il passato era molto influenzato da notizie, mentre il futuro verrà influenzato da altre notizie e logicamente anche dalla maturità del mercato, dalla mancanza, cioè dalla fuoriuscita di problemi, perché logicamente una cosa nuova, quando per esempio comprate una macchina, cosa succede? All'inizio è tutta perfetta, va benissimo, dopodiché dopo un paio di anni inizia a avere il primo problemino, il secondo problemino e quindi si escono questi problemi di fabbricazione in automatico. Infatti alcune macchine vengono richiamate e quant'altro. Idem per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Sta venendo adesso testato, stanno vedendo che la maggior parte della gente che sta entrando sta iniziando ad avere alcune tipologie di problemi ed ecco che il mercato risponde con un negativo. Steve Wozniak compara il futuro della piattaforma Ethereum a Apple, praticamente al We Are Developer che si è tenuto il 18 maggio. Cosa è successo? Il We Are Developer era all'interno di We Are Developer c'era Steve Wozniak, ossia il cofondatore insieme a Steve Jobs e Ronald Wayne. No, Wayne, Ronald Wayne, vabbè, insomma, avete capito chi? Se non lo sapete, ragazzi, porca miseria. E ha fondato Apple nel 1976. Colui che è il cofondatore e quindi l'unico, diciamo, fondatore reale, perché comunque Ronald era il finanziatore, diciamo, non era il fondatore era Steve Wozniak e Steve Jobs. Steve Jobs a livello di marketing, Steve Wozniak a livello di hardware, il prodotto. E che cosa ha fatto? Ha
paragonato la piattaforma di Ethereum al successo che ha avuto Apple in questi ultimi anni. Ha detto che Apple è esplosa grazie non tanto ai dispositivi che ha offerto, ma quando è entrato sul mercato l'Apple Store. L'Apple Store ha dato la possibilità di creare, diciamo, utilità di un prodotto che già esisteva. È come dire, costruisco una macchina e non ci sono le strade. E quindi, oppure magari costruisco una macchina e tutti quanti vivono in un paese di 2000 abitanti. Dove vuoi andare? Puoi andare anche a piedi, non c'è bisogno di andare con la macchina. Ecco, in questo caso sono state costruite le strade per essere utilizzati gli smartphone grazie, comunque gli smartphone Apple, che poi sono stati anche i Google Play Store, si è diciamo accodato, ma con l'Apple Store si sono create le strade per far sì che Apple prendesse il decollo grazie ai suoi device mobili. Ethereum, per quanto gli riguarda, lui la definisce una cosa ottima perché sono interessato ad Ethereum perché può fare cose ed è una piattaforma. Cosa significa? Significa che Ethereum è realmente utilizzabile, non la moneta, l'Ethereum, cioè la piattaforma Ethereum. La moneta è collegata a Ethereum. Tutto ciò cosa ha portato? Ha portato logicamente a un apprezzamento di questa criptovaluta che non a livello economico purtroppo, ma un apprezzamento a livello sociale scusate, di questa criptovaluta che grazie alle parole di Steve Wozniak logicamente viene vista sotto altri occhi momentaneamente. Comunque sappiamo benissimo che Steve Wozniak, anche dopo alcune dichiarazioni che ha fatto, è in possesso soltanto di un Bitcoin e di due Ethereum che utilizza per fare compravendita e per testare la rete e insomma le sue funzionalità. È comunque uno sviluppatore, lui lo sappiamo benissimo. E per quanto riguarda la blockchain, per lui è la rivoluzione dell'informatica nel futuro, anzi presente e futura. E inoltre ha detto alla Money 2020 di Las Vegas che Bitcoin è migliore dell'oro e del dollaro statunitense. Sapete benissimo, ve l'ho già spiegato, per varie motivazioni, ossia la possibilità di essere transato in maniera istantanea, anche se lentissimo momentaneamente, Bitcoin, e la possibilità di essere totalmente rintracciabile, la sua to totale. Come si dice, univocità, ossia il fatto che non può essere copiato, non può essere prodotto in numeri infiniti, ma è solo, sono, esistono soltanto 21 milioni, e 21 milioni rimarranno per sempre. E tutto ciò, logicamente, è il punto di vista di Steve Wozniak, una persona importantissima che parla ancora oggi di criptovalute e fa ancora oggi peso per quanto riguarda il mondo dell'informatica e della tecnologia. Coinbase si sta spingendo veramente oltre, ha cercato di ottenere una licenza bancaria federale. Questo perché? Perché Coinbase, vi ho già detto l'altro giorno, ha mostrato la sua suite per quanto riguarda tutti gli investitori istituzionali e proprio per questa motivazione sta cercando di prendere tutte le certificazioni che servono per far sì che la regolamentazione un po' diciamo no, non ancora completa e chiara per quanto riguarda il mondo delle criptovalute e delle ICO da parte dell'America non sia un vero e proprio problema fino a quando un vero e proprio problema fino a che si non viene diciamo delineata in maniera definitiva. Quindi proprio per questa motivazione loro stanno prendendo delle misure, stanno cercando di accaparrarsi tutte le licenze possibili, che logicamente tutti diciamo, gli exchange e anche le banche, perché loro fanno anche un servizio di wallet, di custodia, hanno per diciamo, funzionare senza aver nessun problema.
Però tuttavia, durante un meeting di aprile, Joseph Otting della OCC ha dichiarato che la maggior parte delle società fintech che hanno intenzione di ottenere questo tipo di licenza per evitare la regolamentazione statali non complete, non completa la procedura, ogni volta che vengono a conoscenza delle licenze che hanno bisogno per, diciamo, diventare delle banche, se la danno a gambe levate, perché logicamente ci saranno certe cose che io non ne so di questo ambito, ma credo che per aprire una banca non è come aprire un negozio, quindi sicuramente queste persone hanno delle richieste di regolamentazione, licenze veramente elevatissime, standard elevatissimi, e purtroppo momentaneamente non ancora nessuno è riuscito ad averlo, ma Coinbase ci sta dando dentro per cercare di regolamentare il più possibile tutto ciò e di avere una più chiara visione del suo futuro, perché logicamente se qualcuno ipotizza un futuro da qui a X anni in una determinata maniera e poi vengono messi i bastoni fra le ruote da una regolamentazione che arriva successivamente, logicamente uno rovina il lavoro che hanno fatto nella progettazione del loro, diciamo, futuro, programmazione e progettazione del loro futuro. Andiamo a vedere con Market Cap come si è, cosa ci dice oggi. Allora, vediamo un bellissimo 10% per quanto riguarda Bitcoin Cash. Poi abbiamo un Ripple che fa un 4%, un Ethereum un 3% e un Bitcoin un 3%, 3,36%. Bitcoin che è ancora sopra gli 8.000 dollari, ben solido per fortuna. Ethereum è ritornato sopra i 700 dollari, 721 dollari, EOS è ancora a 14 dollari, Bitcoin Cash a 1300 dollari, e vediamo il top gainer dei primi 10 è Tron con un 13%, 0,07, e tutte le altre criptovalute bene o male comunque sono andate praticamente tutte bene in quest'oggi. Tron è addirittura tra le prime 4 top gainer del giorno e la quarta è a Bitcoin Cash, gigante, con un 10. Le top loser, diciamo che Binance Coin, ma come vi avevo detto, Binance Coin è una criptovaluta che prima che ci sia un'esplosione, è quasi un metodo di valutazione questo, prima che ci sia un'esplosione del mercato successiva, Binance Coin si gonfia. Si gonfia perché tutti quanti vanno ad acquistare la criptovaluta che poi grazie alla quale riescono a fare compravendita su Binance, l'exchange, e quindi avere addirittura delle percentuali di fee inferiori. Questo è quanto, anche perché è vero che è dello 0,05% la fee per quanto riguarda le transazioni, però andare a fare transazioni con 0,05% di 10, 15, 20 mila dollari si va comunque a perdere un bel po' di denaro, insomma. Allora loro preferiscono andare a prendere quella che mi sa che arriva a 0,015, se non voglio dirvi una cavolata, non me lo ricordo, però dovrebbe essere circa 0,015. Andiamo a vedere su TradingView Bitcoin come è andato, diciamo, oggi. Allora, BTC, US dollar, così abbiamo una chiara visione del mercato. Ecco, come vi ho detto ancora una volta, Bitcoin è rimasto sopra questa linea, la linea dei minimi, e la retta dei minimi, e cosa sta andando a fare? Ha sorpassato la media a 50 periodi, potrebbe andare a rimbalzare sulla media a 20 periodi, questa è una cosa che purtroppo non possiamo sapere, potrebbe però rimbalzare e ritornare ancora indietro, oppure arrivare ai famigerati 9.000 dollari. Chi lo sa? Nessuno. Io sto solo notando che ogni volta che si creano queste candele così piccole c'è sempre un'inversione di tendenza abbastanza importante. Vedete qui? C'è stata questa perdita. Qui c'è stato un incremento in un giorno di praticamente, vediamo subito quant'è, prendendo anche gli spike quasi quasi, sì, di un 5%, comunque abbastanza importante, anche se per il mercato delle criptovalute 5% è nullo. Però diciamo che comunque è sempre un qualcosa di buono. Vedete qui, per esempio, piccola e dopodiché ha iniziato a crescere. Piccola, ha iniziato a crescere.
C'è sempre questa come si dice? Candela di Pinocchio, Pinocchio Candle, una cosa del genere mi pare si chiamasse, perché quando è molto piccolo la candela e c'ha degli spike grandi, lo spike lo definiscono come naso di Pinocchio, no? Se non sbaglio si chiama proprio così. Anche qui piccolo e poi c'è stato il crollo esagerato. Bene ragazzi, allora vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, di commentare qui sotto, di iscrivervi al canale e di andare a visitare la mia pagina Facebook e il mio account Steemit Davide.Vasco. Grazie per aver visto il video e al prossimo video, a domani. Ci sto prendendo gusto a fare video per quanto riguarda, diciamo, mindset e quel quant'altro. Sto leggendo un botto di libri in questo periodo, dato che sto a casa e quindi ho la testa che mi sta iniziando a frullare. Grazie e al prossimo video. Ciao!